Ciao, sono la me del futuro e vi seguirò in questa fantastica avventura affacciandomi dal settembre 2018 al mese di giugno, che sembra essere stato dimenticato. Tutto questo perché qualche giorno fa ho ritrovato una bozza di video e non ho intenzione neanche di correggerla. Per i curiosi che sono mancati, no, ai quali sono mancata, no. Ok, che abbiamo da dire oggi? Allora, andiamo per ordine. A giugno, che era tipo l'altro ieri, ci siamo scambiate con mia madre di casa. Lei è venuta da me a Roma e io sono scesa in Sicilia. Basta, sono scesa in Sicilia. Non ci siamo scambiate. Fa leggermente caldo. Ce la farò registrare oggi? Senza voce. Caldo. In partenza. E con un sacco di cose da raccontare che non riesco a mettere in fila. Quindi. Questa è Valentina, l'ho conosciuta su Instagram tempo fa seguendo i suoi lavori di illustrazione. È un pezzetto di pane. Zizzania, no, zicchibrio. Zineffa. Questa è la zineffa. Spezzata al centro. Ma aspetta, ma io pensavo che la zineffa fosse la tapparella. No, è questa qui sopra. Ah! Comunque siamo riuscite a registrare l'ultimo pezzetto del videoclip di Paolo Pitori. Tanto, ma che vada. Si mette in frigo e poi la mattina si fa il caffè latte. No, non si fa quella roba lì. Lo so, però. Comunque, tra tutto questo spostarmi in Sicilia, io continuavo ad essere quella di fuori. E poi c'erano questi americani che continuavano a dire di essere italiani, di stare cercando i loro parenti in tutta la Sicilia. E loro si sentivano più italiani di me, me l'hanno detto. Noi siamo italiani. E io gli ho detto. E io sono nata in Uzbekistan e mi sento italiana pure io. Ma. Mir, this was on their honeymoon. This was Tommaso and Giovanna. I said Ah. that right, Giovanna? Giovanna. And this one was her mother. Comunque non riesco proprio ad andare in ordine con le mie tappe del viaggio. E vi butto un po' di cose così alla rinfusa. Caldo, sarà che questo video è stato montato in più punti diversi della casa. In realtà avevo già programmato il mio viaggio in Sicilia qualche tempo fa, però non si era ancora concretizzato del tutto perché il lavoro, le ferie, tutto il resto. Allora, il pezzo che segue è politica pura. È stata una serata bellissima. Spero che ci vedremo a breve con lo stesso complesso, con gli stessi complessi, a festeggiare la vittoria! Scented to your friends that gave you.
solamente la politica funziona in Sicilia, per mangiarsi i soldi, poi del resto non funziona nulla. Una volta in estate prende fuoco l'erba, poi la settimana scorsa si è rotto un passaggio a livello, siamo stati 45 minuti, la Sicilia è sempre così. Poi due giorni fa a Fiume Freddo è caduto un pezzettino di albero sulla ferrovia, 3 ore per chiamare la squadra. Ma era un pezzettino piccolo di albero. Sembrava andare tutto bene, niente andava storto, poi sono arrivata a Catania, c'era Edoardo ad aspettarmi e ovviamente... Non fai il ticket? Cerco la macchina, fammi un po' vedere se tu riesci a vederla, magari zoomando. Io penso sia qui. No. Catania era il mio viaggio di mezzo tra Siracusa e Messina, quindi mi sono fatta un giro grazie anche a Edoardo che mi ha ospitato tramite Couchsurfing. Era un sacco di anni che non viaggiavo tramite Couchsurfing. Ok, sto a Catania. Ma posso fare qualcosa veramente? È un po' imbarazzante. 5 stelle e mezza. Poi, allora, io quando monto i video ogni tanto faccio degli spezzoni e spero di unirli poi in seguito con altri pezzi. Ecco, questo è uno di quei pezzoni in cui il pezzo A non c'entra niente col pezzo C. Manca proprio il pezzo B, che è questo, questo qui, questo che sto parlando. Facciamo finta che tutto abbia un senso. Apriamo una parentesi su Valentina, che ho conosciuto tramite Instagram. Oh, come sono social, come sono socievole. Lei è un'illustratrice, fa dei disegni bellissimi. Nel link in descrizione trovate il suo Instagram, dove potete vedere quello che realizza. Sempre fresco. Quando faccio mattina bevuto, sempre fresco. Dobbiamo andare allo stadio per togliere le macchine, fare il tragitto. Perché già una settimana che facciamo il lavoro. Mattina, pomeriggio. Infatti con mia moglie ci siamo salutati. Questa acqua si beve, eh? È l'acqua del fiume, no? Però a scendere giù magari. Oh. Si va sotto terra. Vedere un altro arco favoloso. Sai quanti film mi hanno girato qua? Un sacco di film, Dirigere Milena, Gattopardo, qua. Buongiorno signore. Voi avete trovato il miglior piccolo che ci possa essere a Catania. No. Avanti ragazzi, vediamo, vi accompagno di nuovo. Ci accompagno, ciao. È successo un ristorante. Fare bellezze, come è Roma? Questo è un arco favoloso, nessuno lo conosce. Ora qua sotto terra ci sono archi. C'è tutto passaggio. Che dovrebbero far entrare? Discutiamo se ci facciamo vedere sotto. Vai, scendi. Vai di un po' alto tesoro, vai. Scendete, dai. Vai, siamo arrivati. Ma che bello! Siamo arrivati, dai tesoro, vieni. Qua, basta, qua. Ah? Ma... Dai, nano, guarda, sotto, guarda. Come si chiama questa... A Milano. Tutto, ci sono le grotte, guarda che bello, visto che meraviglia abbiamo qua. Allora, il locale è del signore, qua sotto appartiene al comune. Ah. Lo conosci questo posto? Solo di nomina, ma non c'ero mai scesa. Ma che cosa incredibile è? Ci porta spesso le persone qui. Dove dovete rimanere? Qua? Qua nella grotta? No, userete la strada, le posso andare da solo, ci vi saluto da solo. Ciao, splendidi, ciao, Dio vi benedica. Ritratto tutto quello che ho detto poco fa sui catanesi, sono adorabile. Ciao tesoro, ciao bello. Ludovico. Qual è lei? Ludovico mi chiama. Ludovico, ma avverti che siamo qua, che non ci chiudono sotto. Ragazzi,
Con comodo, Valentina, cioè comodissima proprio. Questa cosa di dare confidenza agli sconosciuti l'ho sempre avuta. Certo, scendete nella grotta. Scendete nella grotta. Mi trovo in un posto bellissimo. Si trova esattamente tra Messina e Siracusa. No, ho sbagliato. Esattamente a metà tra paradiso e contemplazione. How would you feel if I walked up to you one day and ripped your heart out? Questa casa l'ho presa per condividerla con gli amici. 5 bellissimi anni. Come hai visto il film Into the Wild, alla fine c'è una frase bellissima e dice: la felicità non esiste se non è condivisa. E poi basta, poi è finito, cioè finisce così. Lo apri? Ops! Ah, così? Hai il suo perché. Allora, vediamo se riesci. Pago io i fritti e la birra e le conversazioni di stasera. Se riesci a entrare in acqua entro 8 secondi.